La situazione in Siria è al centro della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Lussemburgo. I 28 mirano a concordare la posizione riguardo all'intervento russo. La preoccupazione per le conseguenze dell'azione di Mosca è espressa tra gli altri dal ministro lussemburghese. Dal punto di vista militare sarebbe pessimo, persino fatale, se decine o centinaia di siriani dovessero prendere la strada dell'esilio a causa di bombardamenti non coordinati. Molti sono i paesi europei che, come gli Stati Uniti, criticano la Russia per i raid condotti non soltanto contro l'ISIL. Tra queste nazioni c'è la Francia, che nella lotta ai jihadisti è pienamente coinvolta in Iraq e in Siria. La Russia non colpisce l'ISIL e sostiene il regime di Bashar al-Assad. Quindi chiediamo, e lo diremo chiaramente nelle conclusioni che saranno adottate oggi nel Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei, che anche la Russia contribuisca a una soluzione politica. Il ruolo di Assad è tra i punti più delicati sul tappeto. Per il Regno Unito è necessaria fermezza. Non possiamo collaborare con Bashar al-Assad per discutere del futuro della Siria. Possiamo essere flessibili su modi e tempi del suo allontanamento, ma se cerchiamo di collaborare con Assad, allora spingeremo l'opposizione nelle braccia dell'ISIL. Una dichiarazione che lascia aperta la possibilità di una trattativa, anche se non direttamente con il regime, per garantire l'incolumità fisica di Assad e favorire una transizione concordata.